La nomina è recente, di appena pochi giorni, Monsignore Andrea Bellandi, vicario generale della diocesi di Firenze, è stato nominato arcivescovo di Salerno, campagna Acerno. Come hai appreso e come... Hai vissuto questa, questa nomina, questo annuncio, questa notizia? È stata una chiamata del nunzio e andando a Roma, appunto, mi ha comunicato il Santo Padre aveva deciso per me di affidarmi appunto a questa diocesi, arcidiocesi di Salerno-Campagna-Cerno. Ovviamente la cosa mh, era, è stata totalmente inaspettata, una, una sorpresa che. All'inizio anche mi ha molto diciamo, preoccupato perché è una diocesi grande, una diocesi anche di, di grande tradizione e poi in un contesto eh, culturale, storico, sociale, a me sconosciuto. Quindi inizialmente i motivi di apprensione erano dominanti. Poi ho pensato che eh, Tutta la mia vita in fondo si è svolta eh, non eh, seguendo un, un progetto, un'idea eh, da me stabilita, o quanto piuttosto appunto aderendo a quello che, che il Signore ha fatto accadere nella mia vita, e quindi ho detto: anche qui si vede c'è un progetto che io ora non, non conosco, eh, non potevo immaginare, ma eh, è un, progetto buono senz'altro per, per la mia vita, per, penso e spero anche per la chiesa sia di, di giù e anche alla fine per il sacrificio di Firenze che, che mi perde come, come sacerdote vicario, vedremo. Molte delle tue esperienze, mm -hmm. hai detto, sono state molte delle chiamate che hai avuto, sono state delle sorprese, questa possiamo dire è la sorpresa più massima, grande di tutte. <ride> massima, sì. Anche perché, ripeto, io come ho detto al saluto all'arcidiocesi giù, ho certamente anche avuto delle esperienze di carattere pastorale come parroco, eh, ora come vicario, come formatore del clero, però ecco, un conto... Eh, questo tipo di eh, esperienza un conto è ritrovarsi a guidare una diocesi, ripeto, grande. Perché le dimensioni sono quelle di una arcidiocesi mh, quasi grande e numerosa come quella fiorentina. Quindi eh, la realtà è piuttosto impegnativa, ma mh, alla fine sono, sono sereno e certo che il Signore non mi farà mancare il suo aiuto. Eh, pensando agli anni. Insomma, questi lunghi anni fiorentini, l'esperienza in parrocchia diciamo, eh, a San Gervasio, poi eh, gli lunghi anni di insegnamento alla Facoltà Teologica dell'Italia Centrale, l'esperienza come educatore, come formatore anche con tanti studenti, con i giovani di, di CL, e, eh, la Facoltà Teologica di cui sei stato anche preside. Eh, cosa, e poi gli anni, gli ultimi cinque anni da vicario generale dell'Arcidiocesi, cosa porti eh, in questa tua nuova esperienza di, di tutto questo? Ma anzitutto eh, beh, la, la formazione eh, fatta studiando i testi dell'allora dell teologo e cardinale Ratzinger, sicuramente è stato un bagaglio ed è un bagaglio molto prezioso che mi è servito non solo come docente alla facoltà ma anche come prete perché l'orizzonte teologico che lo studio di Ratzinger mi ha, mi ha comunicato sicuramente ecco, ha, avuto un grande, ha giocato un grande ruolo nella, anche nella mia azione pastorale. Eh, poi ora con Papa Francesco e con questo richiamo a, a una conversione di tipo pastorale e missionario della Chiesa e quindi con l'esperienza anche che abbiamo iniziato qui a Firenze proprio a partire dal discorso che lui ha fatto in cattedrale al convegno ecclesiale nazionale, ecco, questo, con, con il cammino sinodale questo anche è un, direi un approccio alla alla realtà e alla vita della Chiesa che credo sia importante anche continuare giù. Mi risulta che anche la Chiesa eh, di Salerno, Campagna e Acerno in questi anni si sia eh, incamminata verso questo tipo di pastorale di incontro, di dialogo, di rapporto anche con, eh, con le realtà mh, un po' più marginali rispetto alla vita ecclesiale e quindi ecco, il mio contributo sarà quello di continuare e magari aiutare ad approfondire questo tipo di esperienza a carattere missionario. Il Cardinal Giuseppe Vettori, l'Arcivescovo di Firenze, nell'annunciare la nomina, oltre alle belle parole di, di stima, di affetto, ha detto che è una nomina che ci orgoglisce, pensando come attestazione di, di, di stima da parte del Papa per il clero fiorentino, è una nomina, però, che un po' ci dispiace. E ecco, penso tu possa condividere queste parole nel pensare al distacco dalla realtà fiorentina. Certamente, per me, eh, questa è la, è la mia terra, dove sono nato, dove. Eh, ho, mi sono formato, ho fatto il seminario e poi, tranne la parentesi un po' degli anni di studio, di fatto sono 30 anni che, che ormai sono nuovamente fiorentino. E qui eh, è chiaro che lascio una, un numero eh, enorme di, di, di amici, di, di persone incontrate, storie, volti. Tutti cari, a partire dai sacerdoti per arrivare anche ai giovani appunto che in questi anni ho seguito. Quindi è uno strappo sicuramente non indolore, ma io credo che quando il Signore chiede anche di un sacrificio così sicuramente ricompensa con nuove anche, eh, esperienze, nuove realtà e sono sicuro che comunque quelle quei legami che si sono stretti in questi anni non, non si perderanno, ecco, magari ci saranno meno occasioni di, di incontro, ma credo che poi ogni tanto una puntatina fiorentina vedrò di farla. Nel, nel giorno del momento de, dell'annuncio di questa nomina hai parlato del, dei preti fiorentini come la, la famiglia a cui ti senti di appartenere e hai citato poi in particolare due nomi, due persone che non ci sono più, vogliamo Ricordarle. Sì, ovviamente eh, nel momento in cui mi è stato chiesto questo, eh, questa disponibilità da parte del Santo Padre, eh, ho pensato anche a chi questa disponibilità al disegno misterioso di Dio l'ha data. Ecco, Andata in, in altre forme, e in sì. forme anche ben più direi, radicali e totalizzanti della mia, appunto. Don Paolo Bargigia come sappiamo un sacerdote che è morto eh, ormai due anni, due anni fa eh, di SLA, eh, che era stato missionario in Perù, è tornato e, e comunque ha affrontato la malattia come una nuova vocazione, una vocazione nella vocazione, lui la chiamava, e, e ha accettato, ha vissuto fino in fondo con molta serenità e... E disponibilità appunto al disegno di Dio, questa sua condizione. E l'ultima è Caterina Morelli, questa giovane mamma che ha vissuto anche lei la, la malattia, un tumore, e, e però generando anche lei intorno a sé in questo suo sì, mh, un popolo che ha potuto apprezzare in lei appunto l'entusiasmo di, di una donna che ha vissuto. La fede ha vissuto anche il dono di sé verso pieno verso il Signore, verso la propria famiglia fino all'ultimo. E quindi questi sì mi hanno confortato. E, e ricordarmi di queste due persone sicuramente mi, mi aiuta in questi giorni. Due figure che, che ti seguiranno dal cielo, per così dire, così come ti seguiranno invece con il loro affetto, la vicinanza e la preghiera, le tante persone incontrate, incrociate in questi anni a Firenze, in tutta la Toscana. Eh, ti seguiranno in questo viaggio, come hai ricordato con un gioco di parole, dalle rive dell'Arno che bagna Firenze all'Irno, alle rive dell'Irno che, che è il fiume che, che attraversa Salerno. Un, un passaggio eh, insomma, importante in cui comunque eh, sicuramente i fiorentini, la chiesa fiorentina, ti accompagnerà e ti seguirà fin dal giorno del tuo ingresso che è già stato fissato e programmato. Sì. Io, aderendo anche a un suggerimento del Nunzio, ho accettato di far coincidere l'ordinazione episcopale con l'ingresso, che a volte invece viene, vengono distinti questi due momenti, ma proprio per eh, anche rendere visibile la mia volontà di immergermi totalmente nella nuova realtà salernitana Quindi diventerai vescovo a salerno, a salerno per salerno, per salerno. E, e credo appunto che sia un gesto apprezzato da parte della comunità giù ehm, non per questo appunto i fiorentini mancheranno di far sentire <ride> la loro vicinanza perché so già di prenotazioni verso il mare che, che stanno già effettuando. Comunque, poi, la mia intenzione, ne ho già parlato a padre Gabriele della Santissima Annunziata, e poi a settembre anche di fare un ringraziamento alla, alla città, alla Diocesi e a Maria nel Santuario dell'Annunziata una volta già ordinato Vescovo. Quindi tornare a Firenze, sì. diciamo, da, da Arcivescovo. Con le insegne, per, già con le insegne. Per poter sì. ricevere anche qua, insomma, certo. il, il saluto certo. della città. Per l'ingresso invece c'è già una data? Il 6 luglio, mh, ora sugli orari ancora devo sentire il Vescovo di Missionario, ma insomma è sabato 6 luglio perché lui eh, il venerdì 28, Celebrerà l'ordinazione sacerdotale di 15 seminaristi, e io ho pensato che fosse giusto che fosse il vescovo che in questi anni li ha accompagnati anche ad ordinarli. Di fatto io non conosco questi ragazzi quindi. È giusto che, che sia lui a ordinarli e anche di questa mia decisione è stato molto, molto contento. Aggiungo che ho trovato in lui veramente una disponibilità molto cordiale, affettuosa, e, e per me ecco, il fatto che lui abbia deciso di rimanere a Salerno in una parrocchia, a fare il viceparroco, come dice lui, con altri preti, è, è motivo di, di conforto e anche di così di, di certezza di avere una spalla a cui poter chiedere a cui consigli, a cui potermi, potermi rivolgere perché lui sicuramente ha un'esperienza che a me all'inizio manca. Non resta che augurarti un buon Grazie. ingresso in questa tua nuova esperienza nel nuovo Ministero Episcopale, un buon cammino con l'Arcidiocesi che il Papa ti ha affidato. E come dice Papa Francesco, pregate per me. <ride> Grazie. thank mm -hmm. you